Dunque, facciamo questo esercizio, guardatelo un po', e vedete c'è un trigger di Schmitt dove però abbiamo aggiunto una batteria di 2 volt in basso e poi c'è la squadra RC. Quindi questo è il circuito che fa tipicamente un'onda quadra, però viene modificato. Notate l'effetto principale di aver messo V1 uguale a 2 volt qua è quello di cambiare la soglia e quindi mi altererà il periodo dell'onda quadra e anche la simmetria dell'onda quadra. Vediamo un po' come si studia. Quindi abbiamo trigger di Schmitt con V1 uguale 2 volt e poi RC. Allora, quindi ricapitolando, abbiamo quindi vediamo poi i valori, questi sono 2 volt, R1, R2, R3 sono 1 kΩ, R 10 kΩ, C è 47 nanofarad, quindi 1 kΩ, 1 kΩ, 1 kΩ, 10 kΩ, 47 nanofarad e poi VZ è uguale a 5,6 volte V gamma 0,7. V gamma 0,7. Quindi V0, che è VZ, più V gamma fa 6,3 volte. Va bene, allora, dunque sappiamo com'è che funziona, cosa ci serve di capire? Chiaramente l'uscita V va da più V0 a meno V0, la tensione sulla capacità di conseguenza si muove con costante di tempo RC verso più V0, verso meno V0 e scatta il comparatore quando viene superata la soglia. Quindi, quello che dobbiamo definire qui è quanto vale la soglia. V più è questa, vedete V più è fatta, V più vede da una parte V1, da una parte VU, quindi per trovare V più dobbiamo adoperare la sovrapposizione degli effetti, no? V più è uguale a V, se è acceso solo V è V per R1 diviso R1 più R2, se è accesa soltanto V1 e spegniamo V, viene V1 per R2 diviso R1 più R2. E anche in questo caso, come nell'esercizio che abbiamo visto prima, siccome sono uguali R1 e R2, V più è la media. Quindi, se VU è uguale a più V0, allora V più è uguale, chiamiamola la soglia alta, VH, ed è uguale a V0 più V1 diviso 2, che vuol dire 6,3 più 2 diviso 2, che fa 4,15 volt. Se invece V è uguale a meno V0, allora V più è uguale, chiamiamola VL, a meno V0 più V1 diviso 2 e quindi viene meno 6,3 più 2 fratto 2 che fa meno 2,15 volt.
A questo punto siamo a posto, l'unica cosa che ci magari conviene calcolare, no vabbè, ma non serve neanche la costante di tempo, in realtà non ci serve, possiamo andare direttamente a fare un grafico dove rappresentiamo l'uscita e la tensione sulla capacità, quindi tensione uscita la mettiamo qui, tensione sulla capacità la mettiamo qui, questo è il tempo, qui mettiamo la V, qui mettiamo la V meno e anche la V più, quindi questo è 0, vediamo di settare i punti notevoli. Quali sono? Vabbè, chiaramente V può valere più V0 e meno V0. E invece V più può valere, questo abbiamo detto VH e VL, quindi diciamo VH è questo. VL è questo che è più piccolo, e poi però bisogna anche mettere gli asintoti di V- che sono meno V0 e più V0. Ok? Quindi riepiloghiamo, abbiamo più V0 e meno V0, qui abbiamo più V0, VH, VL e meno V0. Allora, immaginiamo che all'istante 0 la situazione sia questa, V sia alto, se V è alto, V più anche è alto, vale VH, V meno immaginiamo che sia nullo all'istante iniziale, d'accordo? Quindi V meno vede l'uscita alta, quindi tende a salire esponenzialmente con costante di tempo RC e andando asintoticamente a più V0. Quindi questa è la costante di tempo tau, che è il prodotto di R per C. Quando arriva VH si ha la commutazione, d'accordo? Quindi l'uscita commuta, e anche V più commuta e passa da più VH a meno VL. A questo punto, qui ho sbagliato, questa era l'asintoto. A questo punto da qui comincia a scendere verso meno V0 con costante di tempo tau, quindi cerca di fare questa asintota, ma si ferma qua. Quindi qui c'è la commutazione verso l'alto, qua una commutazione verso l'alto, e di nuovo. Adesso qui comincia a salire. Qui scatta per la commutazione e così via. Quindi abbiamo un periodo T1, diciamo che è questo,
di semionda positiva, un periodo T2 di semionda negativa, determinati da diversi transitori. Quindi i transitori sono diversi nel senso che hanno stessa costante di tempo, stesso asintoto, ma soglie differenti, quindi punti di inizio e punti di partenza che non sono simmetrici. Quindi facciamo così, chiamiamo gli istanti di tempo T star, T2 star e T3 star. E adesso facciamo il calcolo. Quindi per T compreso tra T2 star e T3 star abbiamo questo andamento Vc di T all'andamento di una costante più un esponenziale con costante di tempo tau. Quindi questo è l'andamento generico. Dobbiamo determinare A e B. Come li determiniamo? Beh, innanzitutto sappiamo che Vc di T2 star vale VL. Vc di T star vale VH. E il limite per T che tende a infinito di Vc di T vale V0. Quindi questo è B. Quindi VL invece è B più A alla meno T2 star fratto tau, da cui si può ricavare A, perché A è uguale a VL meno B che è V0, quindi VL meno V0, tutto per E alla T2 star fratto tau. Quindi abbiamo trovato A. E per finire, VH è uguale a B più A alla meno T3 star su tau. Quindi da questo ricavo VH uguale a V0 più A, che è VL meno V0, per E alla meno T3 star meno T2 star diviso tau. Questa differenza qui è T1, da cui posso ricavare T1. T1 viene VL meno V0 diviso VH meno V0, tutto sotto logaritmo per tau. Quindi sostituendo mi viene tau che moltiplica il logaritmo di VL è meno 2,13, V0 è meno 6,3, 2,15 forse, VL era 2,15, ce l'avete? VH era 4,15, mi pare, sto andando a memoria, però, ok. Tau quanto valeva? Tau è R per C, segniamolo qui, tau è R per C e quindi sono 10 alla quarta per 47 per 10 a meno 9. Quindi sono 47 per 10 a meno 5 che fa 4. 0,47 per 10 a meno 3, 0,47 per 10 a meno 3. Quindi questi sono
0,47 per 10 a meno 3, vediamo quanto fa quella roba là, ho 2,15 più 6,3 che fa 8,45 diviso, no, meno 4,15 fa 2,15, quindi 4,15 diviso 2,15 fa 1,93. Logaritmo, dov'è? Questo qui, logaritmo naturale, fa 0,65 per 0,47 fa 0,3 per 10 alla meno 3. Secondi. Va bene? No, ho sbagliato, scusate. Attenti però, ho fatto... Attenti, ho fatto... No, devo fare 6,3 più 2,15, quindi fa 8,45 diviso 2,15. Fa quindi 3,93. Logaritmo naturale fa 1,368 per 0,47. Fa 0,64. Fatelo anche voi, perché io non è che... 0,64. Io specialmente se non... Ok, qui sono 0,64 millisecondi. E poi invece vediamo tra T1 stella e T2 stelle, vediamo l'altra semionda. Quindi VC di T varrà di nuovo una costante più una parte esponenziale. Poi io so che il limite per T che tende a infinito di VC di T, stavolta torniamo un attimo indietro, stiamo facendo questo tratto, quindi il limite è meno V0, si parte da VH e ci si ferma a VL. Quindi è meno V0 e quindi è A. Se faccio il limite, quello è A. Poi invece VC all'istante T asterisco è VH, quindi è meno V0 più B per E alla meno T star su tau, e questo implica che B sia uguale a V0 più VH tutto per E alla T star su tau. Questo è A, questo è B, e poi per terminare VC di T2 star è uguale a VL, quindi è uguale a meno V0 più V0 più VH per E alla meno T2 star meno T star tutto fratto tau. Questa differenza qui è T2, quindi di conseguenza T2 è uguale a V0 più VH diviso V0 più VL tutto sotto il logaritmo per tau. Quindi di nuovo il tau è 0,47 per 10 a meno 3 come prima, qui c'è un logaritmo di 6,3 più 4,15 e sotto c'è 6,3 meno 2,15 che fa, allora devo fare 10,45 diviso 4,15 fa 2,51, poi il logaritmo 0,92 e poi per 0,47 ottengo 0,43 per 10 alla meno 3.
quindi 0,43 millisecondi. Quindi adesso tutto, quindi ho 0,64 millisecondi, 0,43 millisecondi, posso calcolare il periodo. T è uguale a T1 più T2, sono 0,64 più 0,43, fa 1,07 millisecondi. E poi, se volete, posso anche calcolare il duty cycle, cioè la semionda positiva rispetto a tutto, viene circa un 60%, no? 0,64 diviso 1,07. Fanno 0,60, via. Uguale 60%. Va bene. Quindi qui dice, vedete, ricavare giustificando il procedimento, l'abbiamo fatto, il duty cycle, tensione massima, tensione minima e periodo della forma rettangolare all'uscita. Tensione massima e tensione minima sono più o meno V0, quindi abbiamo calcolato tutto. Ok? Va bene. A questo punto mi fermerei qui perché non ce la facciamo a farne un altro. Se c'è qualche domanda, magari ho qualche dubbio su...